Ciao a tutti, il libro che vi presento oggi è di Niccolò Ammaniti, si intitola Io e te, è edito da Einaudi, ha in tutto 112 pagine e costa 10 euro. Il romanzo è ambientato a Roma e il protagonista è Lorenzo, che è un ragazzino di 14 anni. Lorenzo è un ragazzino molto intelligente, ma nello stesso tempo anche molto introverso, non è molto socievole. E in effetti non ha molti amici, per non dire che proprio non ne ha. I genitori per questo motivo ne soffrono perché lo vedono sempre da solo, finché un giorno Lorenzo decide di dire a sua madre che partirà con i suoi compagni di classe per una settimana bianca. La madre, talmente felice di questa novità, si mette addirittura a piangere dalla gioia. Il problema è che Lorenzo effettivamente ha i compagni di classe che partono per la settimana bianca, ma lui non è stato invitato. Ma vedendo la madre così felice e contenta che il figlio appunto parte, decide di non dirle la verità e di farle credere che effettivamente partirà, insomma. Infatti preparano insieme i vestiti e la mattina dell'ipotetica partenza la madre lo accompagna al punto di ritrovo con gli altri compagni. Soltanto che Lorenzo si fa lasciare qualche incrocio prima di quello proprio esatto, perché sennò verrebbe subito fuori la verità. Nel frattempo si era preparato i viveri, la PlayStation e qualche libro nella cantina di casa sua per poter rimanere lì appunto una settimana e rimanere come meglio piace a lui, insomma, come più piace a lui, nel senso appunto stare stravaccato da mattina a sera, giocare, leggere. E senza dover fingere nei confronti di nessuno. E così fa, va infatti si trasferisce per una settimana nella cantina di casa sua, fa in modo di non farsi mai vedere, ma riceve una telefonata inaspettata, è la telefonata della sorellastra che gli chiede se in casa sua c'è qualcuno perché deve passare di lì in cantina a prendere uno scatolone che le apparteneva e che era rimasto lì in cantina. Lorenzo all'inizio non è molto contento perché si sente invadere il suo spazio, soltanto che la sorellastra arriva in ogni caso e all'inizio il rapporto fra i due, oltre a non essere molto piacevole, Lorenzo vede che la sorellastra Olivia non è messa molto bene a livello di salute, perché è in crisi di eroina perché la sorellastra si droga. Infatti lei viene a cercare in questo scatolone che le apparteneva dei soldi che lei era convinta di avere ritirato e che in realtà non ci sono. E così va in crisi di astinenza. Nel frattempo chiede aiuto al fratellastro, chiede aiuto a Lorenzo, chiedendogli dei sonniferi per dormire, per cercare di stare un po' più tranquilla, e Lorenzo così, insomma, riesce a recuperarglieli. E quindi alla fine passa questa settimana a stretta convivenza con la sorellastra. Però verso la fine della settimana il rapporto fra i due fratelli comincia ad andare bene e si vogliono bene, effettivamente cominciano a volersi bene, a conoscere meglio l'uno dell'altra. Soltanto che appunto arriva la fine della settimana e Lorenzo deve tornare a casa e Olivia dovrà cercare un'altra sistemazione, però prima di salutarsi si fanno una promessa. Lei chiede a lui di rivedersi in un futuro e lui si fa promettere che lei non si deve più drogare. Insomma, e questo poi è quindi diciamo la fine appunto della loro convivenza. Dunque, il resto lo scoprirete leggendo. È un libro molto carino, a me è piaciuto, personalmente è piaciuto tanto. È stata una lettura fatta quasi per caso perché diciamo che era uno stacco tra un libro e un altro e volevo una lettura un po' veloce per aspettare il seguito di un altro libro che ancora non era uscito. E quindi, insomma, sono stata contenta di avere scovato nella libreria questo libro perché a volte mia mamma prende tanti libri, io non so neanche a volte che libri prende perché ce ne sono talmente tanti che a volte perdo il conto.
Ma sono contenta di averlo trovato e di averlo letto perché è stato molto carino. Tra l'altro Niccolò Ammaniti scrive molto bene, la lettura infatti è stata molto scorrevole e ha centrato nel segno, nel senso che se voleva trasmettere delle emozioni ce l'ha fatta sicuramente, almeno per il mio parere. E riesce a trasmettere, secondo me riesce davvero a trasmettere quel che vuole trasmettere, insomma, mi è piaciuto come autore. E ne sono soddisfatta. Tra l'altro lo consiglio anche perché ha soltanto 112 pagine, sono poche, non è neanche scritto molto in piccolo, quindi insomma finisce in fretta come libro. E magari per chi non è abituato a leggere o per chi non piace fare letture troppo lunghe, io ve lo consiglio perché insomma, ripeto, scorre molto velocemente ed è carino. Molto. Io insomma spero che la recensione vi sia piaciuta. E quindi ci vediamo a un prossimo libro e ciao!